Siamo dentro. Allora ragazzi, vi spiego brevemente. Siamo entrati in questo teatro abbandonato che sta in centro città e l'unico problema è che ci hanno detto che ci potrebbe essere un abusivo. Quindi adesso stiamo procedendo a bassa voce, sperando che non ci sia nessuno. Spettacolare, cioè piccolino ma proprio bello. C'è una scala qua, un corridoio, il teatro alle mie spalle e anche di qua ci sono altre scale e altri corridoi che dopo esploreremo. Ma adesso entriamo nella sala principale che è il teatro. Iniziamo male con questo rumore. Secondo me è qualcuno che stava guardando fuori. Sì. No. Poi c'è anche il parcheggio con il fianco, ti ricordi? Sì. C'è gente che ci parcheggia con il fianco. Sì. Speriamo che non c'è nessuno. Ah minchia, tra l'altro sotto va giù. Dal video non si capisce, ma il palco scricchiola veramente come se fosse sul punto di crollare. Credo sia solo una sensazione, perché in realtà è solido, cioè sempre solido, però fa un rumore che è veramente poco rassicurante. Certo ragazzi, me la accorgo solamente adesso, ma dietro al palco c'è una fila di lampadine colorate che praticamente una volta si accendevano e facevano qualche effetto visivo particolare.
Diciamo che io mi aspetto sempre che qualche pompone si affaccia dalla finestra di sopra e ci lancia gli oggetti addosso dicendo sì, via da casa mia. Poi uscendo c'è la polizia. C'è questo stanzino dietro al palcoscenico dove è completamente vuoto, ma c'è solamente questo lavandino d'angolo che comunque è molto carino. Molto carino. Gabinetti, vuoi lasciare prima te? Credo sia la tua più vecchia e brutta che abbia mai visto. Figata pazzesca, siamo arrivati al secondo piano dove c'è... Com'è che si chiama questa stanza? La balconata. Cazzo, ma questa è la macchina da cinepresa smontata? Sì, ma è smontata, mi sa. Sì, mi sa che questa è la macchina da cinepresa. Cioè, almeno credo. Quella lì. Sì. Fa perché non... O che c'è un'altra montata sopra, questa magari è ancora più vecchia. Speriamo non sia quella di sopra, che magari l'hanno smontata alla fine, prima dell'abbandono, ma che sia un modello ancora più vecchio. Thank you.
ragazzi, questo posto è piccolino, ma è veramente un labirinto, non so più dove sono finito. È pieno di scale che salgono e scendono, e qua ci sono dei bagni che non capisco perché stiano qua, ma sono qui. Oddio, questa cosa? Questa stanza è veramente ambigua. Ragazzi, ma questo ci è venuto su qua, sotto l'altro, ma veramente? Etta, Ale, ci è venuto su qua, qua sotto. Ottimo. Ho visto passare, oddio, è venuto su qua. Ma no, cazzo, ma però porto via una persona in barella, allora. Ho visto adesso due paramedici che portano via una persona in barella. Vuoi provare a aprire? Su queste scale sembrano sicure, comunque, però non si sa mai. Bello. Wow. Siamo, credo, nel punto più alto del teatro, dietro al palcoscenico, e possiamo camminare perché tanto è tutto cemento armato, quindi sicuramente regge. E fu così che cadiamo di sotto. E è bello, veramente bello, figata. Da qua si vede tutto, anzi non si vede un cazzo perché c'è la tenda davanti, però è bello lo stesso. Quindi riusciamo ad arrivare all'ultimo piano degli spalti, quindi bisogna tornare all'ingresso. Dove cazzo sono queste scale di merda? Ok ragazzi, la situazione è un po' critica perché stiamo cercando di salire all'ultimo piano, ma non troviamo l'accesso. Adesso abbiamo trovato queste scale. È un po' strano che siano qua perché sono un po' fuori dalla zona di teatro. Tanto siamo attaccati alla strada, cazzo. Dove cazzo stiamo andando, ragazzi? Stiamo salendo di brutto. Ancora sale, figa. Pittura ed è proprio bella da Batman. Che figata.
situazione terminata. Sì. Avete qualcosa da dire? Ho fame. Ho fame. Anch'io. Anch'io fame. Quindi andiamo a mangiare e grazie di averci visto. Fai il battibecco qua di più.